disegnando, si modella. Questo fa così e anche questo di conseguenza sarà un po' a mandorla. Qui l'ombra, intanto qui ci vuole l'ombra del fianco e anche questa. Se ho queste ombre diventa molto più facile modellarla. Il naso è un po' più grande. Vedi, il fatto, come dire, io ho tracciato tutte linee che non mi che non mi compromettono. Ok, questo poi se lo fai a fusaggio o a carboncino diventa ancora più semplice. E questo fa così, qui c'è cosa, qui c'è un'ombra. Allora, intanto qui c'è un'ombra che è più forte. Qui c'è un'ombra che è più forte. Qui sotto questo qui, a parte che lei è un po' strambica. Fa così. Da quest'altra parte qui c'è una piega che è giusta e anche qui di conseguenza c'è la sua piega che è giusta. Sto beccando anche in qualche maniera, sempre fate, sto facendo un disegno mentre parlo, quindi è abbastanza complicato. Qui c'è la pieghetta, sto cogliendo anche l'espressione, che non mi pare male come risultato. Qui comincio a stabilire delle ombre, qui delle altre, qui so che c'è questa cosa qui, qui la faccia mi gira in questo modo, il naso è più cicciotto, qui è più scuro, qui c'ha un'ombra qua sopra perché c'ha il naso un po' a patatina, qui fa così, da quest'altra parte qui c'è un'ombra più forte, però mi sono dimenticato qui di mettere un'ombra decisamente più forte che mi porta, vedi che mi porta, sto modellando. Il processo è questo. Poi diciamo che qui, mentre gli affondo l'ombra del collo, mi lavoro anche un po' questo profilo della che è un po' così e poi si ammorbidisce qui e qui va in questo modo qui. Ok, poi l'ombra, a parte la forma dei capelli, no? Ma c'è l'ombra di terminazione, guarda dov'è, qua. Quindi qui torna una luce riflessa, qui, quindi poi gira così, qui gira, arriva qui. Qui. Oh, il fatto che sto partendo con un puro studio, cioè io non mi sto ponendo la questione di fare un bel disegno. Mi segui? Sei abbastanza sciolto. Sono sciolto, me ne frego di quello per adesso. Però pur essendo abbastanza sciolto, questo qui per esempio è in ombra e non lo posso. Lo devo mettere per forza, se no non capisco. Di nuovo, poi l'ombra di terminazione qui e qui. Questi bozzetti, che questo bozzetto è largo 12 e alto 15. Ok? Però mi fa capire tutta una serie di cose che se quando poi andrò. Quando poi andrò questo cala qui, così. C'ha gli occhi diversi. Qui c'è c'è dell'ombra qui. La clavella va in ombra. Qui c'è un'ombra più pronunciata così. Qua sotto qui. La clavella. Eh? La clavella, quello sarebbe. La clavella è il collegamento fra l'arcata sopraccigliare e il naso, che in genere, siccome di profilo la fronte fa... Aspetta,
dall'altra, scusa. La fronte fa così, poi va in ombra e poi va il naso. Questa zona qui è risolta dalla clavella, questo qui è un rientro. E infatti qui sotto di solito, qui c'è ombra, no? Ma qui c'è molto più pronunciata. E poi qui vengono gli occhi. Qui di nuovo anche pronunciata, eccetera. L'altra cosa, avendo fatto questa operazione, avendo separato le zone in luce dalle zone in penombra, mi dice, mi dà che queste luci saranno sempre più luminose di quelle che stanno qui. Cioè questo è illuminato, ma meno di quello della luce che prende qui, giusto? Tutti questi sono ragionamenti che se lavori in questa maniera li individui prima di fare il ritratto definitivo. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.